Finalmente, finalmente, finalmente. Per questione di budget, qui al Bodeghe non ci siamo mai potuti permettere un cameraman e quindi mi sono prestato io. Stasera io avrei il piacere enorme di presentare questi tre ubriaconi, perché voi li vedete così, questi sono tre ubriaconi. Questi bevono, questi, vedete il gomito? Vedete il gomito? Ormai il gomito è andato, perché... Op. Però nella loro, nel loro stato... Nel loro stato, di ebbrezza dicono delle grandi verità. Allora, Riccardo è il più preparato sull'argomento. Noi stiamo parlando dell'apparato riproduttivo femminile, nelle sue varianti, nei suoi modi di dire, nei modi di usare, no, perché noi non usiamo più. Allora, per esempio, in napoletano come si dice l'organo riproduttivo femminile? Forse lo vogliamo chiedere a Tony. Tony, secondo tu c'hai la faccia, perché anche il pelo si presta. Come si dice in napoletano? Come si dice in napoletano? Che poi è una frase metà greca e metà araba. Esatto. C'era chi diceva eppur si muove, e poi invece non capisci un H. Unendo le due cose è uscito pur chiacca. Vogliamo fare un doppio. Che in arabo è in turco, no? No, arabo. Tutto arabo. Pur che porta a fuoco e ciac che porta, infatti è onomatopeico, ciac, quando si chiude la porta fa ciac, e quindi in arabo in maniera onomatopeico è venuto fuori su ciac, che unito al fuoco fanno a pur ciac. Quindi è volgare o non è volgare? Cioè, ne possiamo parlare? Possiamo sdoganare questa benedetta pur ciac? Ma sdoganiamola pure. Che a un certo punto, che ce ne facciamo? La conservano. Io conosco ragazze che la conservano, non la usano, la tengono stipata. Perché fanno confusione. Il discorso del vino buono nella botte piccola. Loro, equiparando il bene di cui stiamo parlando a del vino, pensano che con l'invecchiamento se ne possano migliorare le qualità organolettiche. Invece si fa sereticcia. Il che, sì, ahimè, non risulta. Infatti, posso confermare. Si fa malamanda! Si fa bruta! Ha qualche sua opinione personale anche lei? Certo, chiaramente questo tipo di lamentela che si presenta l'ottimo dottore sovente è dovuto al fatto che lui ha chiaramente dei grossi problemi di relazionamento verso l'esterno, anatomo meccanico, l'ho detto, vabbè, perché... ma a prescindere dall'anatomo meccanico anatomo o viceversa. Pomodoro. Adesso, reminiscenza. Cultura generale. Per capire che non siamo 400. Cioè, se dovessero pensare... Anzi, propongo una cosa. Ognuno di noi, nel salutarvi, dirà una cosa interessante. Iniziamo dal più musicale. No, dal più musicale, che è Tony D'Alessio. Che per chi non lo sapesse, deve essere a Roma, si dice spubblicato, cioè l'equivalente sputtanato. Devo parlare sempre di lei. Devi dire una cosa intelligente e colta per fare vedere che non siamo 400. Una cosa intelligente, sì. E colta, ragazzi, ragazze soprattutto, non ve la conservate. Darla, come la famosa attrice americana, darla, e dalla come il nostro povero cantante che ci ha appena abbandonato. Ma cosa direte mai? La pucchiacca! Se fossi fuoco arderei l'ovunno, se fossi mare lo tempesterei, eccetera, eccetera, eccetera. Se fossi cecco, quale sono e fui, prenderei tutte le donne giovani e leggiadre e vecchie e laide, lascerei altrui. E mo? Cecco Angiolini. E mo? Cecco Angiolini. Dopo cecco? Dopo cecco, cecca. Questa era facile. Io insisterei su questa falsa riga. La conservazione si addice al tonno, non anche ad altro. I salumi, I vini? I salumi si possono usare anche subito. Ma
Dipende. C'è il ciauscolo che è un salume fresco che si spalma. Prendete due soppressate. Una la mangiate. Ecco, una ve la mangiate. E volevo dire, comunque la donna è superiore all'uomo, anche per un problema, cioè per un sistema proprio fisico, biologico. Fate conto che l'uomo ha l'apparato escretore e l'apparato riproduttivo uniti in un piccolo pezzo, di solito molto piccolo come pezzo. Invece la donna no, ha tre funzioni, quindi riproduttivo, escretorio e quell'altro. Quindi è un modello avanzato, è il 2.0 dell'anatomia, quindi la donna è biologicamente superiore, bisogna ammetterlo. Quindi saluto. Ermafrociti sono 3.0, è un modello ancora, è un modello che ti mette in carreggiata, te lo mette in carreggiata. Vai Tony. Prendete due carreggiate, una la imboccate.